l'eccellenza fisica, la passione per la sorpresa e la specificità, un amore tutto particolare per lo spettacolo come maschera con cui proteggere la propria privacy e dignità personale. Quando rideva era come una carcajadas, uno scroscio di risa profondo e contagioso che poteva nascere sia dal divertimento sia come riconoscimento fatalistico dell'assurdità del dolore. Quando Frida ha 18 anni, l'autobus che da scuola stava riportando a casa viene investito da un tram. Nel disastro, Frida viene letteralmente impalata da una sbarra di metallo, la spina dorsale fratturata, un bacino schiacciato, un piede spezzato. Ma Frida ostenta la sua allegria come un pavone esibisce una coda, dipingendo se stessa sanguinante, in lacrime, in frantumi, con una straordinaria franchezza mitigata da humor e fantasia. Frida Kahlo riesce a trasformare in arte il suo dolore. In occasione di un concorso dichiarò: ho cominciato a dipingere 12 anni fa, mentre ero convalescente da un incidente automobilistico che mi ha costretto a letto per quasi un anno. Durante tutti questi mesi ho lavorato con l'impulso spontaneo dei miei sentimenti. Non ho mai seguito alcuna scuola o alcuna influenza, né mi sono mai aspettata di ricavare dal mio lavoro più della soddisfazione del puro e semplice dipingere e di dire ciò che non avrei potuto dire in altro modo. Passato un anno dall'incidente, scrisse ad Alejandro, il suo giovane innamorato: perché studi così tanto? Che segreto stai cercando di scoprire? La vita ti si rivelerà molto presto. Io so già tutto, senza leggere o scrivere. Solo un po' di tempo fa, per una bambina che si aggirava in un mondo di colori, di forme tangibili e solide, tutto era misterioso e qualcosa era segreto. Per me era un gioco indovinare di che cosa si trattasse. Se sapessi com'è terribile sapere all'improvviso, come se la saetta di un fulmine illuminasse la terra. Adesso abito in un pianeta di dolore, trasparente come ghiaccio. Ma è come se avessi imparato ogni cosa di colpo, in pochi secondi. Le mie amiche, le mie compagne, sono diventate donne lentamente. Io sono diventata vecchia in qualche istante. Nei dipinti Frida cercò di far conoscere la propria pena. Espose il suo corpo capovolgendolo, mettendosi il cuore davanti al seno e mostrando la spina dorsale, come se la sua immaginazione avesse la forza di un'immagine radiografica. La ragazza che aveva avuto l'ambizione di studiare medicina trasformò la pittura in una sorta di chirurgia della psiche. Per Frida Kahlo, dipingere fu parte della battaglia per la vita. L'ultimo quadro di Frida è appeso nel soggiorno della sua casa. In esso, contro un cielo dall'azzurro brillante, si vedono alcune anguglie, il più popolare dei frutti messicani, intere, a metà, a quarti, spaccate. Le forme sono solidamente definite e altrettanto è la composizione. Come se Frida avesse cercato di raccogliere e messo a fuoco quel poco di vitalità che ancora le rimaneva, per riuscire in questa opera a dipingere l'ultima dichiarazione di allegria. Aperti e fatti a pezzi, i frutti parlano dell'imminenza della morte, ma la loro rossa, carnale esuberanza è un omaggio alla pienezza della vita. 8 giorni prima di morire, quando le sue opere erano immerse nell'oscurità della fine ormai prossima, Frida Kahlo intinse il pennello in una vernice rosso sangue e scrisse il suo nome, la data e il luogo dove il quadro era stato eseguito, Coyoacán, Messico, sulla polpa scarlatta della fetta centrale. Poi, in maiuscolo, tracciò il suo saluto finale. Viva la vida! Grazie.